Bentornati alla cucina del gatto. Oggi realizzeremo la carbonara di zucchine, un piatto facile e veramente molto gustoso. Per realizzarlo occorrono 400 g di spaghetti, 4 uova, 50 g di pecorino, sale, pepe, aglio, 300 g di zucchine, olio extravergine d'oliva, un cipollotto, succo di limone. Il segreto di questo piatto è nella cremina che bisogna girare, girare, girare. E quando vi siete stancati, bisogna continuare a girare. Sbucciamo e tagliamo a pezzetti sottili il cipollotto. Con l'aiuto di un pelapatate facciamo a striscioline la buccia della zucchina. Mettiamola da parte, tagliamo a pezzetti sottili il resto della zucchina. In una padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva e facciamo riscaldare. Quando l'olio sarà ben caldo, facciamo saltare le nostre striscioline di buccia di zucchina. Facciamole saltare a fuoco vivace per 1 minuto. Questo tipo di cottura è una cottura da wok cinese, che lascerà la zucchina croccante. Quando saranno cotte, mettiamo da parte le zucchine, mettiamo nella padella l'olio e lo spicchio d'aglio. Quando l'olio sarà ben caldo, aggiungiamo il cipollotto. Lasciamolo imbiondire a fuoco vivace. Aggiungiamo le zucchine tagliate a pezzettini precedentemente. Aggiungiamo il sale, mettiamo del pepe, grattiamo il pecorino. Realizziamo la cremina di pecorino e uovo, ma attenzione, dovremo utilizzare soltanto il tuorlo dell'uovo. Per separarlo dall'albume utilizzerò questo semplice ma efficacissimo attrezzo. Poniamo sopra un bicchiere l'attrezzo per separare il tuorlo dall'albume. Rompiamo un uovo alla volta, automaticamente il tuorlo sarà separato dall'albume. Aggiungiamo il pecorino, ancora dell'altro pepe. Con l'aiuto di una forchetta amalgamiamo bene il tutto e giriamo, giriamo, giriamo e quando saremo stanchi continuiamo a girare. Uno dei segreti per realizzare un'ottima cremina è quella di aggiungere 3-4 gocce di limone e poi mi raccomando, continuate a girare, girare, girare. Scoliamo la pasta e mettiamola in padella insieme alle zucchine. Saltiamola sul fuoco vivace, versiamo il tutto nella ciotola con la cremina. E iniziamo a girare, girare, girare. E quando saremo stanchi, vale sempre la stessa regola, continuare a girare. Sarà la temperatura della pasta a cuocere l'uovo. Impiattiamo gli spaghetti, altro pecorino, mettiamo le striscioline di zucchina croccante che avevamo preparato in precedenza, altro pecorino, pepe a volontà. Questo piatto va servito con abbondante pepe perché il nome carbonara deriva da carbone. Può essere degustato con dell'ottimo vino bianco. Vi aspetto alla prossima ricetta del gatto.